Ragazzi, bentornati su Dishonored. Ho registrato praticamente stamattina le ultime due parti che avete visto. Adesso voglio andare avanti per un semplicissimissimo motivo. Siamo quasi alla fine, quindi non manca praticamente un nulla, quindi wow! Oh, curva, corvo! Che figata! Voglio rifarlo! No, ti prego! È stato troppo divertente. Come torna la Hounspeed? Di nuovo? Beh, comunque ci siamo davvero quasi. Visto su internet mancano due missioni. Due di numero, eh. Quindi. Aspetta un attimo. Ma io avevo preso tutto. No! Saltato l'amuleto? Ma è impossibile. Come ho fatto a saltare l'amuleto? No, dai, come ho fatto a saltare l'amuleto? Ditemi che si può prendere andando di qua, eh. Minchia. No, dai. Forse si può. Sì, ok, forse si può. Buono. Il cazzo si può, guardate, dov'è? Oh. Dai. Uscita dalle fogne, sì, ma c'è gente lì, eh. No, l'amuleto, cazzo. Maledetti bastardi. Meno male che li ho sentiti perché sennò. No! Oh oh. Ah, ma non sono nemici, buona. Uno. Due. Ciao. Ok. Ok, buona. Qui c'è nient'altro, lì si può andare, però prima voglio andare qui a prendere la runa. L'amuleto devo andarlo a pigliare, ma secondo me ce la posso fare da di qua. Nove e mezza, non iniziare che sto registrando. Si chiama Jake e indossava una maglia blu. No, per ora no. No, merda. Cos'è? No, spillino. Oh, non l'avevo visto. Dardi, a che palle, speravo in quelli. Non sono stato io. L'hanno preso. Sì, è salvo. Il nostro figlio è salvo. Che cazzo è? Madonna, che scaga! Il capitano della nave è onesto e a bordo c'è la tutti. Ma dov'è sta cazzo di runa? Ma com'è questo? Ah, ok, allora devo scendere. Oh, ma scendi! Ma staremo bene tutti insieme. Ma scende. Detto ciò che ho. Ok. Tac. Un'altra bella runa. C'è un bel. Ok. Oh Cristo! Dai, non rompere i coglioni. Ogni volta mi fa cagare addosso sto cuore. Allora. Ah, ce l'ho già. Vabbè, ragazzi. Se conosci qualcuno che paga ancora i lavoratori. Oh, l'amuleto d'osso non è lontano, il problema. Dopo posso passare di qua, ma andiamo. E
dai, figa. No, no. No, non li avevo visti questi. Ok, con calma, con calma. No, aspetta, tira via la bucola, ok? Ma io a questi gli lancio una bella granatozza. Ah! Bicis! Aspettate che... volevi! Ciao bello! Cazzo, ma perché non mi danno più soldi sti cosi? C'è un pesciolone! C'è un pesciolone! Corvo! C'è un pesciolone, corvo! Oh, ok. Madonna, maledetto! Che culo, è ancora vivo! Cazzo vuoi fare, idiota? Dai! Stai fermo un attimo! Porca... Preso. Come no? Madonna! Lezzo! Ah, preso! Vado. Ok. Andiamo a vedere un po'. Ecco, andiamo un po' di soldi almeno. Oh, sento rumore di amuleto, sento rumore di amuleto, fatemi vedere dov'è. Oh, ma è lì, ma è lì. Sì. Oh, buono così, ok. Ah, che amuleto da su, eh? Ma no, che palle. Alcuni sono delle cagate. Devo andare. Dio, come hai fatto a non arrivarci? Corvo? Comunque ragazzi, ho appena finito Sleeping Dogs. Dogs. Porca puttana, oh, ma guarda se riesci a... Però ho finito Sleeping Dogs e devo ammettere che, mamma mia, che bel finale. E ora sono quasi vicino alla fine di Dishonored, potevo lasciarlo lì? Certo che no, oramai finiamocela, no? Qui c'è un po' di roba, spinello di ratto, dardo, e una pera, bene. Ci sono due monetine, bene, e basta. Ah, è vero che per andare là a un pizza pub lì si passava per le fogne anche. Ah, abbiamo finito la missioncina, eh? Oh, che bella missioncina. Cioè, insomma, è stato un po' un trauma, però dai. Ok. Che cazzo fai, Shura? Pietà, no! Sei tu, Corvo. Grazie al cielo. Ti credevamo, morto, minchia. Ma... Solo Samuel. Era sicuro che fossi vivo. L'ho visto sul fiume poco prima della strage. È stato furbo, non è approdato. Ma scommetto che è lì fuori. Credo che ti stia cercando. Oh, grande Samuel. All'inizio Pendleton ha detto che voleva darci un extra. Evlock era dietro di lui. Al segnale... Ha sparato a tutti alla nuca. Cosa? Proprio come faceva con i bersagli. Lydia è riuscita solo a gridare. Sarei morta anch'io. Se Wallace non mi avesse detto non avrai nulla. Pendleton continuava a scusarsi, dicendo che nessuno doveva scoprire cosa aveva fatto. Minchia. Martin beveva ed era triste. L'ammiraglio stava per sparare a Calista. Poi ha mormorato di un debito che aveva con il capitano Carnau, suo zio. Hanno detto che toccava a Sokolov. E sono andati da lui. No. Non so cosa sia successo. Quindi hanno ucciso Piero? Emily era lì quando è iniziato tutto. Povera piccola. Spero abbia chiuso gli occhi. L'ammiraglio ha detto che Martin aveva ragione.
Immagino ne abbiano parlato e temessero di essere giustiziati per lo sterminio del Lord Reggente e i suoi alleati. Credo che ti abbiano avvertito. Minchia, mo vedita. Mo vedita, figli di Troia. No, pure qui. Ma pure qui i tall boy. Lidia mi avrebbe tradita. Invece ha urlato a Evelyn di andare all'inferno. Ed è morta. Ah, l'appartamento. Ma cazzo, devo passare di qua. Porca boia. No. È stata l'unica di basta. Non rompere i coglioni. Basta. Ragioni come una persona normale. Lui invece no. Devi pensare come una mente criminale. Dite che mi vedono qua. So che gli hanno tenuta nascosta. Forse no. Per tutto il tempo. Ah, devo seguire Evelyn. Che lo tenevano in gabbia e che lo liberavano di noi. Una mente criminale, dici. Secondo te ora cosa fa? Aspetta. Probabilmente ci osserva. Maschera. Si avvicina di soppiatto, sempre più vicino, finché... Piantala. Cos'ha di tanto speciale questo corvo? Contro chi ha combattuto? Un paio di alti sacerdoti e aristocratici. Contro gente come noi non sì, no, no, hai ragione. Ora spero proprio che si faccia vivo. Voglio vederti piangere mentre implori l'aiuto dei Tall Boy. Come te l'altra notte. Che dovevo fare? Stare qui a farmi lapidare. Dai, levatevi dal cazzo che voglio uccidervi. Spero che Evlock mandi i Tall Boy a radere al suolo questo posto. Sarà una nuova era. Mettere una bambina di 10 anni sul trono non curerà la peste. L'alto sacerdote Martin dice di sì. Dice che siamo stati maledetti quando Corvo ha ucciso l'imperatrice con la magia nera. E i ratti spariranno solo se Goldwyn tornerà come un tempo. Dice anche che Corvo è accompagnato dalle stelle. Questa città è maledetta. Non ci va. Pensiamo che Piero Joplin sia lì dentro. Quel filo. Piero! Svitato. Abbiamo le prove che Anton Sokolov è stato tenuto prigioniero qui per un solo. Oh, oh. Scommetto la paga che è nell'edificio con Piero Joplin. In casa arrestato. Ma non fategli nulla finché non sarò andato in fondo a questa storia. Attenti, potrebbero essere. Cos'altro? Sì, signor. Aspettate. Salva Piero Sokolov. Sì, cazzo. La servitù è stata giustiziata poco prima del nostro arrivo con una sciamina. Porca. Due. No. L'area è stata isolata. Rivoltate l'edificio. Dai. Piero! Devo conversare con qualcuno al mio livello. Piero! Dell'Accademia è stato un crimine contro la stessa filosofia naturale. Piero! Che avresti potuto dire in quel momento? Ma è inutile portare. Lo sapevo, era troppo bello per essere vero. Volevo domandare. La cospirazione ha usato il vecchio Piero per i suoi scopi e poi l'ha gettato via. Perché non hai tentato la soluzione? Povero Piero. Ho sbagliato a fornirmi un alleato geniale. Non posso prenderle dalle prigioni come fai tu. Io e Sokolov ci nasconderemo qui finché non potremo far esplodere le canaglie all'esterno per raggiungere l'Accademia. Sì, avrei fatto lo stesso. Trarremo vantaggi reciproci dai nostri nemici. È questo che ci è mancato finora. Ehi là! Corvo, sono felice di vederti ancora vivo. Senza di te questa città non sarebbe la stessa. Olè. Mi sono appena occupato del lavoro di Piero su un arco. L'ho completato. Questo strumento ci permetterà di inviare un potente segnale elettrico attraverso il sistema nervoso. Potremmo stordire i nemici. Oppure potremmo ridurli in cenere. Wow. L'ho calibrato in modo tale da rimanere al sicuro dal suo funzionamento.
sito si attiverà soltanto in presenza dei nostri nemici. Questo arco è più potente dei vecchi modelli. Il suo raggio d'azione è notevolmente aumentato. Colpirà i nemici senza toccarci. Buona! Mi serve l'ultima sequenza registrata nel progetto di questo dispositivo. Evlock lo stava esaminando prima della strage. Riportamelo. Prima di partire, Evlock lo teneva... Madonna, che palle! Spero sia ancora lì. Tu puoi spostarti agevolmente. Però, zio, bravo, bravo. Devi costruire una cosa per me. Ho ciò che vuoi, ma chiedi in fretta. Sì, sì, ovvio. Ma ti devo pagare anche... Ok. Fai questo. Cosa? Non ho la pistola? Ma vaffanculo. Buona. Boh, basta. Adios. Ci serve quel progetto. Così potremo completare l'opera. Minchia, devo passare da sopra. Che palle. Poi con quei tall boy di merda. Se passo di qui, madonna. Oh oh. Oh oh. Oh oh, che culo, raga, raga, no 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 no, vai Mona, metti una roba, tutto, no dai, seriamente, che cazzo sono sti rumori, oh oh. Ah, ma sta camminando di qui, ma va a cagare. No, dai, ma guardateli, minchia, sono troppo intelligenti sti stronzi. Madonna, che scaga. Anch'io dato tipo di brutto, ma non capisco. La città è messa male, oh. Possibile che peggiori, non ne dubito. Quanti sono? Due. Aspetta. Quello è il mio letto. Che cazzo pisci? Oh no. Oh, che culo. Ma cosa stanno colpendo quei deficienti? Dai, levati stronzo. E piscia sul cadavere del suo amico. Ma Dio buono, ma sei stronzo, corvo. Ecco, ok, quello volevo io. Adesso giù, muoviti! Ma se io li uccido quel cazzo di tall boy non è meglio? Fatemi salvare, ci voglio provare, ragazzi. Così almeno ve lo faccio vedere che nella scorsa non c'ero riuscito. Non ci arriva, 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 non ci arriva. Cazzo! Non ci arriva, bastardo.
Ora forse sì. Dai, non li piglia. Oh, vi giuro su Dio che non li piglia. Non riesco a capirlo. L'ho fatto l'altra volta, eh. Giuro su Dio che l'avevo fatto. C'ero riuscito un botto di volte anche. Krishna. Devo scendere di qua. Ciao. Dai, minchia, girati dall'altra parte. Oh, cazzo, Madonna. Reclamo il titolo di Gran Ammiraglio della Flotta e Comandante Supremo delle Forze Armate Imperiali. Oh, che culo, non c'era nessuno. Di Lord Reggente, quasi nessuno. Primo Ministro Lord Trevor Mendel. Dai, dalla finestra, Cristo, vecchia, Madonna, non li sopporto sti tall boy, vi giuro che non li sopporto, che fastidio. Allora, fatemi salvare qua. Porca troia, oh. Allora. Dai, dovrei passare di qua, no? Eccolo lì. Ah, vabbè, ma non li piglia, cazzo, ma vedete? Sembra una presa in giro. Ti troverò ora. Ma vaffanculo, va. Forse dovevo trovarmi un nascondiglio un po' più carino di questo, eh. Ma dico forse. Molto rischiosa sta cosa. Sembra che tu stia cercando. Sarà peggio per te. C'è qualcuno? Guardi a me! Ma Dio, cavolo. Vabbè, vaffanculo, mica mi sono rotto il cazzo adesso, però! Ma Cristo, ma è possibile? Questi stanno fermi qui per forza? Allora io adesso faccio così. Mica dopo un po'. Dai, dai! Porco Dio! Non lo piglia, cazzo! Sono lì, schiaccia e non lo piglia! Madonna! Sei uno schizzo. Oddio!
ragazzi. Hello, it's me. Oddio mio. Posso mettermi a piangere? Per favore. Ma però è andato di sopra, non che iniziano a sgamarlo, eh. Gira il cazzo. Oh sì, ho preso i progetti dell'arco. Devo solamente tornare indietro. Qual era la finestra che avevo rotto? Quella forse. No, non era quella. No, aspettate. Qua, di qua, di qua. Oh! Che culo, che culo, che culo, che culo. Di qui entra. No, anzi sì. Corvo, sei vivo, incredibile. Muoviti perché per cancellare ogni traccia. Oh, poi grazie. Hanno preso Emily e sono andati. Non ho potuto far nulla per proteggerla. Ti prego, trovala, portala al sicuro. Oh, Evlock parlava tanto di onore militare. Calista, non ti agitare, che temo ci sia ancora speranza per Emily, eh? Ok. Alla fine userà Emily come un burattino per i suoi scopi. Quando il Lord Reggente è morto, l'ammiraglio è cambiato. In seguito, Martin era strano e silenzioso se eravamo nelle vicinanze. E a notte fonda confabulavo con Evlock e Pendleton, mentre tu eri in missione. Secondo me hanno capito che erano a un passo dal ricoprire il ruolo del Lord Reggente. E temevano di dover pagare per i crimini compiuti. Ok. Come realisti. Avrebbero ucciso anche me. Ma Evlock mi ha risparmiato. Credo in segno di rispetto per mio zio. Ti prego, parla con Samuel e gli altri. Qualcuno deve sapere dove sono diretti. Prima vado da Piero. Ha già sofferto troppo e non ha nessuno dalla sua parte, tranne te. Samuel ha installato questo in caso tornassi. Usalo per chiamarlo e correrà qui. Spero riesca a trovare un approdo dove non possano vederlo. Porca puttana. Questa è la torre di Emily. Ma io non devo andare alla torre di Emily. Non dovevo andare qua. Io ero passato per di qua però. No. Ah, ecco, ecco. Dai, andiamo da Piero, andiamo da Piero. E dai un'occhiata, idiota. Piero! Ok, ci siamo, ecco i progetti. Vai, Bomber! Incredibile. L'arco è stato completato. Ora attiviamolo. Questo strumento ci permetterà di inviare un potente segnale elettrico attraverso il sistema nervoso. Potremo stordire i nostri nemici. L'avevi già detto? Cosa ne pensi, Corvo? Stordiscili, no? Siamo i buoni. Come vuoi, Corvo. Prima che riprendano i sensi, saremo già tutti molto lontani. Ma quindi è un nuovo dardo? C'è questo che non capisco. È un nuovo dardo o un nuovo arco proprio? Corvo, è tutto pronto. Ah. Non resta che collegarlo a un serbatoio d'olio di balena per alimentarlo. Vuoi pensarci tu? Non gli balena. Quando quest'arco sarà carico, nessuno oserà avvicinarsi a noi. Non era. Infatti, ok, buona. Ma facciamolo. Dove?
No. No! No, 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 no. No, no, Corvo, sei un figlio di puttana, allora. Cazzo. Non ce l'ho con me, non ce l'ho con me. Porca puttana. Vabbè, ragazzi, lo facciamo nella prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Bella.